Il mio intervento a nome del gruppo che oggi ancor di più ho l'orgoglio di rappresentare in questa dichiarazione di voto contraria rispetto alla proposta del Partito Democratico è un intervento che vuole chiarire sostanzialmente anche il regolamento e le disponibilità del regolamento alla discussione in aula in Parlamento delle proposte dell'opposizione. Perché oggi, Presidente, si sta consumando questo. Non solo la maggioranza cancella una proposta in quota. Per favore, colleghi, colleghi, per favore, prego. Non solo la maggioranza cancella con un tecnicismo e con degli emendamenti la proposta che era legittimamente in quota la Lega Nord a discutere in aula, ma oggi si consuma anche il fatto che quella quota neanche può essere discussa nel tema ed è una cosa alla quale la Presidenza deve porre rimedio. Perché noi abbiamo il diritto di discutere le proposte di legge, ci spettano di diritto quelle proposte di legge e oggi con la proposta del Partito Democratico, il Partito Democratico viola quel diritto, la vostra è una proposta antidemocratica da quel punto di vista lì e la verità, onorevole Verini, è che voi non avete la forza di discutere questa tematica, questa è la verità. Perché anche voi sapete che noi abbiamo interpretato le richieste della gente, le richieste degli onesti, le richieste di quelli che combattono la delinquenza, le richieste di quelli che vogliono difendersi. Noi quell'interpretazione abbiamo data e l'abbiamo scritta nei fatti. Voi oggi vi arrendete alla vostra difficoltà di affrontare questo tema, perché probabilmente anche i vostri elettori sono d'accordo con noi oggi, anche i vostri, e voi oggi vi arrendete a discutere della tematica. E Presidente, lo ribadisco, nel nostro no ci sta anche il fatto che oggi viene violato un diritto sacrosanto dell'opposizione in questo Parlamento e della democrazia. Oggi questa scelta sancisce il principio di democrazia in quest'Aula.